Il mio compleanno, una gita fuori porta per rivedere un amico dopo tanto tempo, un giro di shopping con mamma. Queste sono solo alcune delle cose. Sto per registrare un video che ho fatto per tornare alla routine in questa settimana post rientro. Vi porto con me. Buona visione. Lunedì. Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo weekly vlog. Erano 3 mesi e mezzo che non parlavo davanti a una telecamera perché tutti i video che avete visto dal 15 maggio fino ad ora sono stati pre-registrati, per cui perdonatemi se inciamperò qualche volta, farò qualche gaffe, ma non sono veramente più abituata e devo riprenderci la mano sperando che questo avvenga nel minor tempo possibile. Non vi preoccupate, so che avete un sacco di domande riguardo la mia esperienza, per chi non lo sapesse, per chi avesse aperto un mio video per la prima volta. Ciao, sono Zoe, ho compiuto 20 anni 2 giorni fa, il 3 settembre, oggi è lunedì 5 settembre, e dal 15 maggio all'1 di settembre, quante volte ho ripetuto il nome di questo mese nel giro di 35 secondi, sono stata a fare un'esperienza meravigliosa che mi ha cambiata totalmente, ovvero ho lavorato in un villaggio turistico come animatrice, mini club, ma poi scoprirete che ho avuto anche altri ruoli ed è stato molto più che curare semplicemente dei bambini, che già di per sé quello non è semplice. Non è questo però il momento in cui vi parlerò di tutto, perché ci tengo a fare un video interamente dedicato, e invece in questo volevo affacciarmi al ritorno alla routine, che sarà un po' più traumatico delle scorse estati, proprio perché ho stravolto totalmente tutte le mie abitudini per 3 mesi e mezzo, e ora che c'è da innanzitutto riambientarsi a casa mia, non pensavo che l'avrei mai detto, ma effettivamente faccio fatica a riprendere tutto quello che ho sempre fatto, e poi c'è da rimettersi al lavoro e a tutte le cose che facevo, come ad esempio l'allenamento a maggio quando vi ho lasciati. Sono molto emozionata, quindi ho deciso di portarvi con me e vediamo che cosa succederà. Passiamo direttamente a martedì. Ieri non ho fatto nulla ed è stata una giornata no, ma oggi sarà una giornata bellissima perché mi vedete con uno zaino pieno di roba e pronta per uscire, anche con queste scarpette che non piaceranno a nessuno, ma io le adoro, le ho prese da Zara, perché sto andando a Torino a trovare un mio amico che era con me a fare l'animatore, che è partito prima perché è tornato verso metà luglio e fa la festa di compleanno. Non vedo l'ora di rivederlo, anche perché era uno di quelli con cui avevo legato di più e con cui in generale mi trovavo meglio. Guardate che bel cagnolone che ho trovato a Torino. Si chiama Biondo. Ciao Biondo. When I bust this thing, man, you get me. Gotta take my racks and stacks and roll my dough, man, it's getting more hefty. I'm still the guy that get plenty. So shout out the planet, get ready. Sono arrivata a casa del mio amico senza il mio amico. In realtà prima c'era andato via per fare delle commissioni, e mentre eravamo insieme, oltre ad esserci aggiornati su un sacco di cose che ci eravamo persi l'uno dell'altra, abbiamo anche sistemato un altro paio di cose per la festa, e mi ha anche svelato il suo costume, perché non mi ricordo se ve l'ho già detto, ma ognuno sarà vestito da un personaggio del cinema. Io mi vestirò da Serpeverde di Harry Potter, che in realtà non è la mia casata perché io sono Grifondoro, ma non avevo il mantello adatto per farlo e quindi ho cambiato solo per questa sera. Mi sono anche dimenticata a casa la bacchetta, ma fa niente. Vi faccio vedere quello che ho portato nel frattempo mentre lo aspetto, perché non so più che cosa fare e mi ha lasciata con il suo cane. Abbiamo anche fatto questa foto insieme per provare il set fotografico che ci sarà stasera e dove tutti potranno fare le foto anche con dei travestimenti speciali. Innanzitutto avevo indosso queste scarpe che ho appena preso da Zara e che userò anche stasera, perché secondo me sono perfette da mettere con un paio di calze bianche per il personaggio che devo interpretare. E poi ho questo mantello di velluto verde, che è stato quello su cui ho basato poi tutta la scelta del personaggio, che credetemi non è stata per niente semplice. Poi ho una gonna nera e sopra una camicetta bianca, che ora non sarei qui a disfare tutto lo zaino per trovare. E mercoledì è arrivato il momento di tornare di nuovo a casa, infatti ho dormito lì dopo la festa e poi mi sono avviata alla stazione.
appena tornata a casa, praticamente sono andata in giro come una serpe verde da Torino fino a Milano. Mi sembra un miracolo, ma tra poco mi faccio una doccia. Giovedì. E dopo un'intensa mattinata di planning è arrivata l'ora del pranzo con un poké che bramavo da tantissimo tempo, veramente. Non ci sto credendo, sto per registrare un video impostazione. Non so se dietro di me spiate l'attrezzatura, ma non vedo l'ora, anche perché sarà un video back to school e so che avrò un riscontro praticamente al 99% positivo da parte vostra, perché è una delle tipologie che amate di più e di conseguenza mi spronate ancora di più a registrarla. Ecco perché anche quest'anno, seppur in ritardo, arriveranno e ci tenevo assolutamente a non farveli mancare. Tra l'altro ho provato un nuovo make-up e fatemi sapere cosa ne pensate, se secondo voi mi dona oppure no. Ho messo l'eyeliner e la cosa straordinaria è che ci sono riuscita al primo colpo su entrambi gli occhi abbastanza simile e non ci sono mai riuscita, ma cioè, prima non ci riuscivo neanche dopo 200 tentativi, quindi è la mia giornata fortunata e tanto credo che non ricapiterà più, quindi non lo potrò più rifare. Però devo dire che mi piace abbastanza. Forse è già un po' troppo strong per me e rispetto a quello che faccio di solito, però non mi dispiace. Verso sera, dopo aver registrato i back to school, ho passato velocemente l'aspirapolvere in camera mia, che decisamente ne necessitava, e dopo cena mi sono messa a editare uno dei video che avevo proprio preparato quel giorno. E siamo già arrivati a venerdì. Hello, good morning. Oggi mi sono svegliata con un super good mood perché ieri ho avuto una giornata veramente produttiva, penso al 100% come non l'avevo da mesi, e mi sono sentita di nuovo me stessa, mi sono sentita di nuovo a casa, mi sono sentita di nuovo nella routine, ed era proprio questo l'obiettivo di questa settimana, che tra l'altro non so come sta già giungendo al termine. Oggi intendo fare la stessa cosa, quindi scrivere la mia to-do list, che è già qua appesa di fianco a me, e piano piano, con calma, senza troppa pressione, perché ho scoperto che è controproducente, andrò a portarla a termine. Ho già editato un video stamattina, adesso è mezzogiorno, quindi credo che ancora due cosine e poi andrò a mangiare. Pomeriggio, prima di rimettermi a lavorare ad alcune cose che non vi ho ripreso perché per il momento preferisco non parlarvene e farle rimanere top secret, mi sono preparata un tè meraviglioso che mi mancava tantissimo, si chiama Magia d'Inverno, e so che sono un po' fuori stagione, anzi io vorrei che l'estate durasse per sempre, però è veramente il mio preferito. Sabato ho deciso di staccare quasi completamente e di passare un'intera mattinata e parte del pomeriggio insieme a mia mamma, che era una cosa che non facevo da tantissimo tempo, da prima della mia partenza, e poi da quando sono tornata non avevo ancora trovato il tempo perché avevo diverse commissioni da sbrigare. Quindi abbiamo fatto shopping, abbiamo mangiato il poké e poi siamo andate a cercare qualche piantina nuova per la nostra casa. Ed eccoci a domenica. Prima che io possa parlare con qualsiasi persona esistente su questo pianeta, è l'ora del caffè. Non lo voglio mai, ma stamattina è proprio una cosa che necessito. Non sono più abituata nemmeno a rifarmi il caffè. Quindi vediamo se questa volta, facendo l'invidio, riusciamo ad azzeccarlo. Hola, come state? Siamo all'ultimo giorno, che è domenica, ma visto che questo video uscirà domenica alle 14, cioè tra
poche ore. Vedremo solo la mia domenica mattina, perché la domenica pomeriggio sarà dedicata alla registrazione di contenuti che poi vedrete anche essere. By the way, in questo vlog speravo di farvi vedere un po' più di cose, devo essere sincera, ma devo stare in silenzio e aspettare, e penso che queste news ve le darò verso ottobre, quindi sì, dovete pazientare ancora un attimo, come sto pazientando anch'io, perché la mia vita in questo momento è in bilico. Questa è una montagna, io sono qui messa proprio in bilico, cioè la montagna ha una puntina molto piccola e io ci sono sopra con un piede solo in punta. In questo vlog mi ero dimenticata di farvi vedere Arturo, eccolo. E dopo che vi ho rifatto vedere Arturo in un vlog come ai vecchi tempi e siamo tutti più tranquilli e sereni, ho spacchettato questo cabaret di pasticcini che mia mamma aveva preso ieri e ne ho mangiato uno che era buonissimo, ma guardate quanto erano belli tutti, me li sarei mangiati tutti veramente. Mi concedo questo e tutti gli altri anche, tutti quelli che ci sono. E una cosa su di me che probabilmente i nuovi arrivati non sapranno è che suono il pianoforte da quando sono piccola. Ho iniziato a prendere lezioni alle elementari ed è una passione che mi è stata tramandata da mia mamma, che l'ha suonato per diversi anni. E ho purtroppo dovuto smettere di prendere lezioni perché non avevo il tempo fisico per esercitarmi, ma quando ho del tempo libero lo dedico a suonare ed è una cosa che mi rilassa tantissimo e mi piace ovviamente molto. E anche questa settimana è giunta al termine, quindi io vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo al prossimo video.